Hello, ragazzuoli e ragazzuole, scusate se vi saluto in questo modo, ma appena finito di registrare un video in inglese, sappiate che a momenti salutavo loro come saluto voi, per cui meno male che io devo comunque riguardarmelo il video perché ci devo attaccare delle schede, perché sennò il video sarebbe terminato qui io comandavo baci, baci ai miei studenti in inglese che per quanto posso essere affezionata, in realtà sono studenti che non vedo da un po', perché era un corso che era rimasto in sospeso l'anno scorso, ma dubito che questa cosa ve ne freghi qualcosa, per cui veniamo a noi. Allora, voi sapete che di solito alle ultime letture io dedico il solito tea time, no? In questo caso perché ho deciso di fare un video a parte, banalmente perché non so quando girerò il prossimo tea time perché è appena uscito il tea time e quindi volevo invece parlarvi immediatamente dell'ultima fatica di Robert Galbraith, che è Sangue inquieto, che è questo romanzo che è dedicato chiaramente alle indagini di Cormoran Strike e della sua socia in affari, Robin Ellacott. Siccome volevo parlarvene subito, ho detto, vabbè, faccio un video in cui non soltanto vi parlo di questo romanzo in particolare, e non vi preoccupate che se vado in spoiler ve lo dico, ma in generale anche di tutta la saga con protagonista Cormoran. Perché voglio fare questa cosa? Perché in realtà, spesso e volentieri, mi sono arrivati dei commenti su Instagram, ma anche sotto proprio i video YouTube, quando è capitato che lo nominassi, non necessariamente proprio che parlassi della serie, ma che lo nominassi anche per sbaglio, perché mi è parso di capire che, cioè, sì, vende questa serie, però non siamo in così tantissimissimissimi ad averla letta. E ho detto, aspetta, e soprattutto tanti non sanno Robert Galbraith, che in realtà è J.K. Rowling, no? Forse in questo momento non so quanto sia buona questa cosa, considerato certe uscite poco carine che lei ha fatto, che io non so se è caduta dal seggiolone di recente per aver detto certe robe, ma comunque dopo arriveremo anche a quello. E per cui ho detto, aspetta, parliamone un po' in generale, no? Di chi è Cormoran, della genesi di questi romanzi, no? Com'è possibile che la Rowling se ne sia uscita con uno pseudonimo e tutte cose, tutte cose. E poi arriveremo anche, attenzione, a questo libro in particolare, perché il video in realtà è dedicato a questo video in particolare, a tutte le critiche che gli sono piovute addosso per una determinata questione che è uscita prima che appunto fosse pubblicato ancora il libro. Secondo me era ancora in fase finale di scrittura. E anche qui tutte cose, tutte cose. Quindi facciamo un salto indietro di un po' di anni, no? Siamo ad aprile del 2013, esce The Cuckoo's Calling in Inghilterra, qualche mese dopo arriva anche da noi col titolo Richiamo del Cuculo, ma quando esce da noi in realtà già si sa chi è Robert Galbraith. Rimane nell'anonimato per un po', ma neanche tantissimo, perché in realtà è a luglio del 2013 che il Sunday Times fa la grande rivelazione, ovvero che Robert Galbraith è in realtà J.K. Rowling. Non è che si era intuito che fosse lei, la scrittrice dietro questa serie, di questo giallo, in realtà all'epoca era soltanto uno, ma si intuiva che fosse una penna già, come dire, esperta, matura, ecco, sicuramente non era un esordiente. Chi sono i protagonisti di The Cuckoo's Calling e poi di tutta la serie, appunto, di questi gialli? In particolare è uno. Ed è Cormoran Strike. Chi è Cormoran? Cormoran è un investigatore privato che ha un suo bell'ufficetto in Denmark Street, ce la posso fare a Londra. È un veterano di guerra, ci aveva anche lasciato un pezzo giù in guerra, c'ha un pezzo di gamba. È un investigatore che ha appena iniziato a fare il mestiere dell'investigatore. Ha come dire, dei genitori piuttosto particolari per il mestiere che fa, perché sua madre è Leda ed era una groupie e suo padre è un cantante piuttosto famoso, che è questo Johnny Rockaby, che ha figli illegittimi sparsi tutti un po' in giro, no? E diciamo che tutte le vicende familiari che l'hanno riguardato sin dalla sua infanzia fino ancora adesso all'età adulta, Cormoran ha più o meno, secondo me, quando inizia la serie, più o meno avrà la mia età, no? Perché adesso nell'ultimo romanzo fai 40, per cui sì, considerato una cosa e quell'altra, più o meno. Il primo romanzo si ritrova ad investigare su un omicidio. Viene ingaggiato dal fratello adottivo, ecco, della vittima. Incontra questa Robin Ellacott, che è Robin, quella che, come vi ho detto, poi diventerà la sua socia. Questo non penso che sia uno spoiler, spero che voi non pensiate che sia uno spoiler. Robin è questa ragazza che compare nell'ufficio di Cormoran per fare
una breve esperienza tipo da ufficio interinale, ecco, è stata mandata lì e dopo chiaramente resterà perché ha un notevole talento in realtà come investigatrice privata, pure nel giugno del 2014 esce il secondo romanzo, The Silkworm, che da noi è il baco da seta, viene tradotto abbastanza immediatamente perché arriva nell'ottobre del 2014 da noi, qui invece parte tutto da una scomparsa, per cui si parte da una scomparsa e poi si arriva ad altro. Nell'ottobre del 2015 è Career, no, Career of Evil, senza niente davanti, che è La via del male. Da noi arriva a giugno del 2016, qua ne è passato mo', non ho capito perché. Sentite il bordello, sono i gatti, state tranquilli, non è successo niente, io sto ignorando tutto quanto. Qui parte tutto da un piede mozzato. Cioè, in ufficio arriva Robin, apre una scatola, oh, due piede mozzato, dice, ok, dove sta tutto il resto? Dove può essere tutto il resto? Chi lo sa? Non si sa. Settembre del 2018, Lethal White. Da noi arriva a febbraio 2019, che sarebbe bianco letale, qui parte tutto con uno sciroccato che arriva in ufficio e dice io da bambino ho assistito a un infanticidio. Quindi, Cormoran, vabbè, chiaramente dice, Cormoran si affeziona a quelli un po' matti sciroccati e per cui decide di investigare, appigliandosi praticamente al nulla. Settembre 2020 esce Trouble Blood, che è appunto quest'ultimo, da noi arriva a febbraio 2021 col titolo Sangue Inquieto. Questo è un po' particolare rispetto agli altri, che poi non poi così tanto in realtà, perché tutti dicono, però è strano perché qui si tratta di un cold case, no? Cioè ad un certo punto, ma poi ne parliamo dopo, Cormoran e Robby si trovano ad investigare su quello che è. Abbiamo finito il concerto? Si trovano ad investigare su quello che in teoria è un caso ormai non concluso ma lasciato perdere da circa 40 anni, per cui chiaramente ci sono tutta una serie di difficoltà maggiori a questo punto. Si nota una certa crescita dal primo all'ultimo romanzo, con qualche scivolone in mezzo, perché poi andando avanti uno magari se ne rende conto di più, no? Io credo che sono storie che sicuramente prendono un sacco. La penna della Rowling la conosciamo, cioè è impossibile rimanere indifferenti ed è impossibile che non vi invogli ad andare avanti e a rimanere a leggere fino a fare veramente le ore piccole. Io l'ho finito così presto perché sono insonne, semplicemente perché non è che sono un razzo e che l'ho volato via alla velocità della luce, ma banalmente era quello, cioè ho fatto le ore piccole, ecco, non riuscivo a dormire, per cui ho detto vabbè, lo leggo. Secondo me si nota una certa crescita, perché vi dico questa cosa? Perché Il richiamo del cuculo, per quanto sia un romanzo che a me è piaciuto tantissimo, ha sicuramente una struttura molto più semplice rispetto a quello che sono i romanzi successivi. Ha una struttura più semplice, da un certo punto di vista, se vogliamo, anche più scontato, non c'è un grandissimo intreccio, non ci sono tantissimi personaggi coinvolti. E per cui penso che sia anche, essendo una storia più lineare, per quello vi dicevo, secondo me, da un certo punto di vista è anche molto più scontato. Cioè, praticamente vi sto dicendo che sì, se siete abbastanza, come dire, sul pezzo dei romanzi gialli, ci arrivate anche abbastanza alla svelta, come dire, allo sbroglio del mistero. The Silkworm, invece, già inizia ad essere un po' più complesso e già secondo me lì si lavora un po' di più e la Rowling ci ha messo già un pochino di più del suo. Si vede che ha lavorato molto di più. Il primo era stato mi dà l'idea di essere un testiamo il terreno e vediamo un attimino come va. Già il secondo, essendo che è comunque bello contornato di citazioni letterarie, perché siamo nel mondo letterario nel secondo, no? Perché quello che scompare è questo scrittore, che a quanto pare ha scritto un testo di quelli un po' allegorici in cui parlava male di tutta una serie di colleghi, di persone che lavoravano con lui, anche in maniera piuttosto forte e con un testo che era, cioè, The Sad, ok, The Sad, ma più volgare, per farvi capire. Comunque si vede che la Rowling ci ha lavorato molto, ecco, a questo romanzo si è impegnata molto. Anche qui sicuramente l'intreccio non è complesso come magari altri romanzi successivi, ma indubbiamente la storia è più lavorata, c'è molto di più rispetto a quello che era il romanzo precedente. Andando avanti, ecco, io ho notato questo, che appunto Robert Galbraith, J.K. Rowling, chiamatelo come volete, tende ad ingarbugliare sempre di più la storia.
mettendo molta più carne al fuoco, creando più personaggi, per cui più intrecci, cercando delle false piste. Di conseguenza bisogna stare anche più attenti quando si legge un romanzo, cioè bisogna cercare di capire chi è chi, come si intreccia come, come sono arrivati a questo, magari una trama ve la lascia da parte ma ve la riprende 100 pagine dopo, per cui è ovvio che richiede una certa attenzione da parte del lettore questo. Le vie del male, la via del male, scusate, che era quello che vi dicevo, era quello col piede mozzato, ecco, per esempio questo qui veramente presuppone che voi leggiate con una certa attenzione, perché addirittura Cormoran e Robin prendono tre piste diverse e devono seguire tre piste diverse che appunto potrebbero anche, due di queste potrebbero essere anche tranquillamente un buco nell'acqua. Da un certo punto di vista, secondo me, il quarto, Lethal White, è quello che forse è riuscito un po' di meno. Non perché appunto questa trama, no, di questo appunto pazzo sciroccato che dice io ho visto compiere un infanticidio quando ero bambino, sia meno interessante, cioè la questione gialla sia meno interessante, ma secondo me nel quarto romanzo si scavalla molto in quella che è la storia personale dei protagonisti, appunto di Robin e di Cormoran. E di conseguenza credo che, almeno dal mio punto di vista, io ero talmente interessata a cercare di capire cosa stesse succedendo a loro due che ho prestato molta meno attenzione a quello che era il giallo, sbagliando, infatti, perché il giallo è abbastanza complicato, perché qui sono veramente tanti personaggi in gioco, tra cui anche molti politici, per cui quando si parla di politici sono i politici, i segretari, il sottosegretario, i figli, i nipoti, il parente, lo zio e quant'altro, e di conseguenza ad un certo punto è diventata talmente tanto affollata che io, pensando a quello che stava succedendo loro privatamente, non riuscivo a concentrarmi su quello che era la trama gialla e qui ha fatto un po' l'errore, temo, di non bilanciare bene questa cosa o anzi di creare magari un mistero che fosse un po' più semplice per permetterci poi di seguire quello che era l'altra storia, cosa che succedeva nel primo, perché probabilmente dovendoci introdurre i personaggi, dovendoci introdurre le loro personalità, quella che era la loro storia, perché noi in fondo ancora Cormoran e Robin non li conoscevamo nel primo romanzo, ha probabilmente e saggiamente deciso di dire ok, il giallo è abbastanza semplice, dico abbastanza, poi non pensate che leggete 10 pagine e dite ah ok, è successo questo e quest'altro, perché non è così. Ma sicuramente è molto più semplice rispetto agli altri. Ecco, in questo quarto, secondo me, ha fatto l'errore di non mantenere la trama del giallo semplice, ma di ingarbugliare su tutto, che ad un certo punto tu, io personalmente, mi sono ritrovata un attimo spiazzata. E questo errore poi non l'ha commesso nel quinto romanzo, ma in quello veniamo dopo. Come vi dicevo, ok, ne vale la pena seguirlo per i gialli, certo, perché comunque c'è quel giusto mix di ingarbugliato e di macabro. Ecco, ci tengo a dire che non, la Rowling non si risparmia i dettagli macabri, per cui se vi piacciono i romanzi comunque gialli con i dettagli macabri, secondo me sì, certo, non ci troviamo a livelli magari di Pierre Lemaitre, di Jean-Christophe Granger, che ho nominato già altre volte, o banalmente anche a tratti Donato Carrisi, ma comunque anche lei quando vuole ci calca su abbastanza la mano, sul macabro, sul violento e tutte cose. Si procede però di stampo classico, perciò praticamente l'aiuto della polizia o comunque delle prove scientifiche più tecniche, più all'avanguardia, quasi non ci sono. Addirittura poi nell'ultimo si procede praticamente solo per interrogatorio, perché essendo che si indaga su una scomparsa di 40 anni prima, cioè figuriamoci, chiaramente la tecnologia non era esattamente all'avanguardia per quanto riguarda le scomparse delle persone, prove del DNA, cioè io penso tutte queste cose, ecco che chiaramente adesso ormai sono prove che conosciamo tutti, grazie anche a tutta una serie di telefilm che vediamo, serie televisive. Mentre all'epoca chiaramente non c'erano, ma il bello secondo me qua è che si va, essendo che si procede ad interrogatori, ci si basa tutto sull'intuito dei nostri investigatori e sulla psicologia, no, dei personaggi, per cui è notevole anche questo lavoro appunto che fa la Rowling. Succede quello che succede in tante altre saghe di gialli. John Esmond, Annie Mankell, Elizabeth George, no? Cioè il fatto che sì, c'è una storia gialla, ma poi c'è anche la storia personale, no? Dei suoi protagonisti.
Corman, veterano di guerra, un po' burbero, con una storia d'amore incasinatissima alle spalle con questa ereditiera inglese, molto incasinata, ma proprio dei livelli altissimi. Lui, che nonostante sia un po' burbero così, che ci viene descritto anche non come bellissimo, ma poi il BBC l'ha fatto Tom Burke, che secondo me è Tom Burke, c'è tanta roba, nel senso, tanta roba. Infatti quando io vidi che avevano assunto Tom Burke per fare il suo ruolo, cioè, ci rimasi un attimo e dissi, scusami, non era esattamente l'attore che avevo pensato, sul momento io l'avevo castato come un altro attore, che secondo me fisicamente ci assomigliava di più, però Tom Burke io l'accetto, BBC mi sta benissimo. E lui un po' womanizer, un po' uomo delle donne, piace Cormoran. E poi c'è Robin invece all'inizio del primo romanzo si è appena fidanzata con la testa di cazzo del suo fidanzato Matthew, si devono sposare. Il personaggio di Robin secondo me è quello che cresce molto nell'arco dei romanzi, di cui scopriamo tanto poi andando avanti con la lettura, perché apparentemente è un personaggio e secondo me invece ha tutta una storia personale che è da scoprire, che si scoprirà appunto andando avanti nella lettura, e la renderà decisamente un personaggio molto più interessante di quello che poteva sembrare all'inizio. Cioè all'inizio magari poteva sembrare soltanto la spalla di Cormoran, cosa che invece poi non sarà, e però scoprirete andando avanti nella lettura, perché se non li avete mai letti non vi voglio dire assolutamente niente, de niente, de niente, di nient'altro. Quindi siamo al quinto romanzo, che è questo, che è Trouble Blood, che è uscito appunto recentissimamente. Cosa è uscito? Una settimana fa, 2 settimane fa, una cosa del genere. Quinta avventura dei nostri amici. Oh, sì, mi sono scritta gli appunti, scusate se me li sto tenendo qua davanti. Di che parla questo romanzo? Allora, ci sono Cormoran e Robin, che ormai, come vi ho detto, sono soci, l'agenzia è ben avviata, visto, come dire, tutte cose dei romanzi precedenti. Non vi sto a parlare delle implicazioni delle loro vicende personali, perché, come vi ho detto prima, non voglio spoilerare, al limite poi ne parliamo in spoiler. Si ritrovano ad investigare su un caso abbastanza impossibile, cioè la scomparsa di questa Margot Bamberieu, che è una dottoressa che una bella sera doveva incontrarsi al pub con una sua amica, ma al pub non c'è mai arrivata, è uscita dallo studio medico dove lavorava, puff, scomparsa nel nulla, assolutamente non è più stata ritrovata, ma neanche sono stati ritrovati, come dire, degli indizi, qualcosa che potesse dire cosa effettivamente le era successo. Per cui non si sa se è morta, se è scomparsa, se si è data. Che è successo a questa donna? A chiedere le prestazioni di questi due investigatori è Anna, la figlia, il cui padre nel frattempo poi si è risposato addirittura con una cugina che faceva da tata ad Anna. E allora a questo punto, vabbè, chiaramente, come dicevo, Cormoran e Robin devono procedere ad esclusione. Allora, intanto, essendo un caso di 40 anni prima, chiaramente quasi tutti i personaggi coinvolti nella storia di Margo, che siano i colleghi di lavoro o che non so, siano la donna delle pulizie o via dicendo, quasi tutti, non dico che sono morti, ma molti sì, molti sono su d'età, alcuni chissà dove sono finiti, cioè sono passati 40 anni, mi potrei pensare, in 40 anni di vita tu puoi essere andato dall'altra parte del mondo, da cui parte tutta questa ricerca. Contemporaneamente si cerca di capire se effettivamente quella che era la teoria dell'investigatore, del primo investigatore, questo Talbot, che poi è andato giù di testa, appunto aveva investigato sul caso, fosse corretta, cioè il fatto che lui pensasse che, o come l'opinione anche pubblica pensava, che ad aver ucciso Margo fosse Dennis Creed, che è questo serial killer, che in questo momento poi si trova in galera perché poi è stato catturato, che pare potesse aver ucciso anche questa Margo. Perché dico pare? Perché comunque Dennis Creed non tutte le vittime sono state accertate. Lui sostiene in realtà di averle ammazzate di più di quelle che si conoscono, e potrebbe essere appunto che tra queste ci sia anche Margo, ma non si hanno delle prove certe che sia stato effettivamente lui. Per cui, che è successo a Margo? Anche perché non ci sono prove certe, perché non esiste un cadavere, cioè tutto ciò è questa la questione. Si sa che è scomparsa, ma non si sa se si è data, se è scappata, se le era successo qualcosa, se è morta, cioè non si sa nulla di nulla, cioè voi provate a pensare, finite in mezzo a niente.
Brevemente, perché poi andiamo in spoiler. Questo libro vale la pena, è meglio, è peggio rispetto agli altri. Secondo me, intanto rispetto al quarto, Lethal White, è decisamente molto meglio. Perché? Perché sicuramente Robert Galbraith riesce a bilanciare meglio quello che è la storia personale e quella che è la storia del giallo. Cioè, se nell'altro aveva quasi preso il sopravvento, e non che me ne dispiaccia, però è chiaro che allora cerca di raccontare una storia, un mistero un pochino più semplice. Qua, intanto, ecco, il mistero è sicuramente, tra virgolette, più semplice, nel senso che sì, per loro da riuscire a sbrogliare la matassa è sicuramente più complesso. Per noi, essendo che si procede praticamente solo ad interrogatori e è abbastanza a scatola chiusa, cioè nel senso che i personaggi coinvolti sono quelli che possono essere i colleghi di ufficio, l'ex fidanzato, il marito, la tata, cioè sono quei personaggi lì che più o meno ci vengono presentati tutti quanti all'inizio, per cui come se noi avessimo delle carte davanti con tutte le facce e mano a mano si va ad esclusione, ecco, cioè del tipo tu non puoi essere stato per questo motivo, tu potresti essere stato per quest'altro motivo e via dicendo, per cui da quel punto di vista è anche abbastanza più facile riuscire a inquadrare chi è chi, perché poi non è che ad un certo punto entrano degli altri personaggi, entrano delle altre sottotrame e tu dici ma no, aspetta, non ci sto capendo una mazza, no no, qua secondo me è tutto più semplice. Secchio, credi gentilmente di poterti chitare da qualche parte? Quindi ti prego questo video. Che dici? Vai, please, grazie. Grazie. Anzi, vi dico di più, ad un certo punto vi dite, ok, il giallo è bellissimo, mi sta piacendo tutto quanto, ma c'è, ce l'hanno una vita questi due? Ce l'hanno una vita gli amici loro? Sta succedendo? Non lo so, ad un certo punto forse premete anche per staccare un attimino il cervello dal giallo e per cercare di scoprire di più di quello che sta succedendo a loro. Ma credo che sia stato, come dire, una tecnica questa per riuscire a chiudere alcune trame e sottotrame personali che stavano aperte lì da ormai quattro libri e che ancora non si erano ben concluse. Alla fine sono, in originale erano sulle 900 pagine, da noi sono diventate 1000 qualcosa, per cui credo che l'autore se la sia presa proprio con calma, mi ha detto ok, cioè non ti preoccupare, poi, ed effettivamente poi succede. Ecco, rispetto agli altri, secondo me ci mette un attimino in più ad ingranare. Cioè le prime pagine procedono abbastanza lentamente, è molto, cioè si prende molto il suo tempo. Dopo parte, cioè dopo parte e voi Ale, cioè non vedete l'ora veramente di arrivare alla fine per capire cosa effettivamente sia successo. Però, essendo che le prime pagine vi deve presentare il setting, cioè rispetto agli altri romanzi, noi conoscevamo tutti i personaggi coinvolti mano a mano che andavamo avanti nella storia. Cioè, magari ve ne dicevano 3 o 4 all'inizio, che poi da 3 o 4 diventavano 10-15, ok? Però li conoscevi un po' per volta e li incontravi un po' per volta. Qui invece, cioè, sono quelli, come vi dicevo, è come se voi aveste davanti le foto di tutti quanti e dite, ok, cioè, questi sono i personaggi coinvolti. Deve essere per forza stato o uno di questi o questa si è data, cioè se però le è successo qualcosa, per forza deve essere coinvolto uno di questi personaggi, perché cioè, altri non ce ne sono. Per cui ragioniamo su questi, no? Cioè, anche loro stessi, vi dico, vanno ad investigare su questi, dicono: no, cerchiamo di capire cosa c'entrano tutte queste conoscenze di Margo. Per cui prendendosi i suoi tempi, anche per inserire quella che è la storia personale, la trama personale. Vicende abbastanza, anche da un certo punto di vista, drammatiche che riguardano Robin e Cormoran, Galbraith ci mette un attimino, cioè non è che sbong ogni 3 pagine vi infila qualcosa di loro, che vi crea una certa attesa perché voi dite la risolviamo questa, la risolviamo, cioè la risolviamo, perché effettivamente ci sono delle sottotrame che alcune vengono proprio anche settate in questo romanzo, per cui non, alcune sono cose che si trascinano da prima, altre sono robe nuove che sono saltate fuori qua, per cui no, non vedete l'ora che effettivamente trovino una risoluzione. Detto ciò, detto questo, qual è stato, diciamo, il grosso casino, no? Perché ad un certo punto si invitava la gente a non comprare questo romanzo. Perché dicevano non dovete regalare soldi alla Rowling.
Che è successo? È successo che, adesso non chiedetemi le tempistiche, le date, perché le so fin lì. Ad un certo punto questa Maya Forstater, che è una ricercatrice e via dicendo, ha fatto un'affermazione piuttosto forte. Cioè lei ha detto il sesso è biologico, il sesso personale della persona. Noi o maschio o femmina. Finché si fermava un'affermazione del genere, cioè la mia risposta spontanea poteva essere grazie al cazzo, cioè il sesso biologico, ok. Il problema è che lei ha rincarato la dose, cioè ha detto, si è legata al fatto di alcune leggi che dovevano uscire, cioè la legalizzazione della dichiarazione della propria identità sessuale, doveva uscire questa legge in Inghilterra, e si è dichiarata non d'accordo, perché ha detto appunto il sesso è biologico, non è che tu puoi dire sono maschio, sono femmina come ti pare, no? Ecco, qui è scoppiata poi la polemica, no? Perché la Rowling che ha fatto le ha dato effettivamente ragione, cioè ha detto, ed è effettivamente sì, te c'hai ragione, il sesso è biologico, non è che uno può dire sono qui, sono quell'altro, sono questo, sono quell'altro ancora, poi ha cacciato fuori dei tweet che secondo me erano veramente imbarazzanti ad un livello altissimo. Perché era uscito questo tweet dicendo: quindi cioè quelle che mestruano, come le chiamiamo? Cioè, una volta si diceva donne, cioè delle robe del genere sono uscite che io ho pensato: mio Dio, ma sei deficiente? Ma, cioè, ma come ti viene in mente di uscirtene con due tweet del genere? Perculando della gente che comunque non credo che se la viva proprio tranquillamente all'acqua di rose, una situazione che può essere quella di essere nata nel corpo sbagliato, cioè sentirsi donna quando magari sei uomini e viceversa, e tu prendi pure per il culo, allora sei cretina. Cioè, e questo è un dato di fatto, che lei se ne sia uscita queste robe, ma secondo me lei era già sciroccata quando ad un certo punto, così dal nulla, disse: ma io non ho mai specificato che Hermione era bianca, potesse essere anche afroamericana, silente gay, cioè tutte queste robe che le sono uscite così de botto, perché doveva fare la politicamente corretta, perché lei non aveva inserito questo genere. Di cioè non aveva inserito personaggi afroamericani, oddio, c'era Cho Chang che io immagino fosse orientale, non aveva inserito personaggi appunto omosessuali all'interno di tutta la serie di Harry Potter. Le è stata fatta notare questa cosa e per cui ha iniziato a fare queste sparate che, per carità di Dio, però lì mi è sembrato veramente mettere una pezza, è questa la questione, perché un conto se dici le facevi di partenza, ma così è veramente mettere la pezza, e dopo sono uscite queste vaccate allucinanti sulla questione appunto dei transessuali, che in più in tutto ciò aveva messo anche, era saltato fuori che aveva messo dei mi piace a questa rappresentante di questo sottogruppo di femministe, che vedono l'essere transessuale, soprattutto la questione dell'uomo che si sente donna, come invasione di campo, ok? Come sì, quindi allora cioè, andiamo tutti al bagno delle donne, e facciamo che siano tutti uomini, adesso si sentono donne e tutti ci invadono il campo. Che lì ho veramente detto, cioè, raga, per favore, cioè, nel senso. Mettete un nastro isolante sulla bocca di queste femministe, per favore, perché l'invasione di campo è una roba che non si può sentire neanche. Queste sono quelle che, se per caso un uomo dice io sono d'accordo, cioè anch'io sono femminista, voi dite tu che cazzo vuoi, c'hai il pene, vattene fuori dalle palle, non parlare mai più. Sono queste che, vabbè, lasciamo perdere, no? Come se uno, siccome è pene dotato, cioè non può appoggiare una causa delle, appunto, delle femministe, cioè questo è allucinante, vabbè, come io che sono donna e sono etero non posso appoggiare le cause degli omosessuali in quanto donna etero. Io sono cose che trovo aberranti, perché alla fine siamo tutti esseri umani e penso che se siamo esseri umani, come dire, con una certa etica e moralità, certe cause le dovremmo appoggiare a priori, punto. Punto, perché si tratta semplicemente di libertà personale, libertà di dichiarare il sesso che tu senti di avere, ok? E non magari quello biologico che magari non corrisponde, o dichiarare di andare a letto con chi cazzo vuoi, quando ti pare, dove ti pare, finché è legale e finché c'è consensualità. Detto questo, chiudiamo qua il discorso perché non c'entra niente, stiamo parlando di tutt'altro, cioè tipo fate quello che vi pare, ma non rompete le palle a chi non lo fa come voi, che è questo poi il discorso. Cosa è successo? Che è saltato fuori la faccenda che questo libro fosse transfobico.
Perché a quanto pare c'era dei serial killer, c'era un personaggio che era cattivissimissimissimo, che si vestiva da donna. E per cui hanno detto: ah, ecco, la vedi che questa no, ce l'ha con i trans, ce l'ha con. Al di là che transessuale e travestito sono due cose un po' diverse, e vabbè, e questo io avrei voluto fare un attimo la lezioncina, non è per prendere le parti della Rowling, perché secondo me è veramente una deficiente, ma sono due cose diverse, transessuale e travestito. Ma al di là di questo, senza spoilerarvi, perché non vi posso dire com'è che dopo è effettivamente la faccenda, vi dico solo: no, non è così. Non è così perché secondo me la gente o non l'ha letto il romanzo e ha aperto bocca prima effettivamente di leggere il romanzo, o ha letto due righe e si è fermato con le due righe e non ha deciso poi di andare avanti, di effettivamente approfondire la questione, perché se avesse approfondito la questione avrebbe scoperto che tutto questo discorso non stava né in cielo né in terra. E al di là del fatto che dei serial killer che si vestivano da donna sono esistiti veramente, cioè non è una roba che si è inventata la Rowling, ma non possiamo adesso stare attenti a ogni cosa che è successa in passato, a raccontare vicende che sono capitate realmente, perché sennò qua si rischia di andare ad offendere qualcuno. Perché ragazzi, cioè, allora dovremmo eliminare anche tutta la categoria delle donne serial killer, perché no, non siamo mica tutte così. No, ragazzi, no, non siamo tutte così. Per fortuna non siamo tutte così, non abbiamo tutte un paio di cesoie nella vagina. Per fortuna, per cui, cioè, cerchiamo un attimino di capire anche questa cosa, ok? Che non è un'offesa nei confronti di nessuno, va bene? Chiaro che il discorso andrebbe fatto in maniera più approfondita, perdonatemi se io adesso non sto approfondendo, non è questa la sede. Detto ciò, adesso magari andiamo in spoiler, così vi parlo in maniera più approfondita di questo libro e discutiamo anche delle faccende che non si possono discutere se non siete spoiler. Per cui ora, prima di andare in spoiler, io ci tengo a salutarvi. Fatemi sapere se avete mai letto dei romanzi di Robert Galbraith, se vi sono piaciuti, se vi ho convinti a leggerlo, qual è il vostro preferito, se leggerete il quinto, cosa ne pensate di tutta questa faccenda della Rowling che si è un po' sciroccata. Qua sotto vi lascio tutti i contatti, a Twitter e Instagram, all'Instagram del podcast mio e dell'Ali, che è a Book Normal, di cui uscirà la prossima puntata molto a breve, quella del mese di marzo. E io vi mando un abbraccio, un bacio, vi auguro buone letture, buon Cormorant Strike. Se vi piace anche la serie TV, fatemi sapere anche quello, che parliamo anche della serie TV. E a presto, ci vediamo molto presto. Intanto noi andiamo invece in spoiler. Quindi adesso possiamo parlare di spoiler. Adesso siamo io e te che il libro l'hai letto e possiamo parlare tranquillamente di quello che succede in questo romanzo. Allora, al di là di quello che è la risoluzione, no, che a me è piaciuta tantissimo, voglio dire, questa cosa mi è piaciuta tantissimo perché io mi sono fatta fregare esattamente come si è fatto fregare Cormoran, no? Che lui dice: ah, questa qui era così tutta tranquilla, benina, tutta zitta zitta, quatta quatta, e lui non ci è arrivato assolutamente. Anche allora, cioè, io stessa non avrei mai puntato né sul marito, né sulla tata, né sull'ex fidanzato. Anche io puntavo su qualcuno dello studio medico. Ad un certo punto ho pensato al medico quello indiano, ma perché era troppo buonino, carino, così. Sull'infermiera forse mi era venuto un mezzo dubbio, ma forse non avrei puntato tutto su lei, su Janice, che effettivamente era poi la killer. Un po' mi ha sviato questa cosa. Ho trovato un po' lunghe le parti in cui si leggeva tutto il diario di appunti lì di Talbot, che vabbè, pazzo fuori di testa questo. Quello l'ho trovato un po' lungo, la questione dell'oroscopo, mica dell'oroscopo, un po' una rottura di balle ad un certo punto, ma al di là di quello, che poi è riuscita anche abbastanza a snellirlo, cioè, mi è piaciuto molto la risoluzione di questo giallo. Mi è piaciuto perché, essendo così tanto a scatola chiusa, essendo che comunque i personaggi erano quelli, essendo che non è che ti comparivano 400 personaggi nel corso d'opera, l'ho trovato molto più facile da seguire, meno incasinato, e soprattutto io temo sempre l'effetto quando ci sono tantissimi personaggi che tu arrivi alla fine e dici: ma te chi cazzo sei? Cioè, quando si scopre effettivamente chi è la mente dietro tutto quanto, tu dici: ma tu chi sei? Perché è capitato, cioè mi è capitato con qualche giallo che magari era talmente tanto complesso che tu fai un attimo anche fatica a seguire quello che sta succedendo. Per la questione del transfobica e via dicendo, io, cioè, onestamente non so che dire, perché il fatto che Creed si sia vestito un paio di volte da donna per cercare, no, di acchiappare le sue vittime, mi è sembrato, cioè, soltanto un accenno a questa cosa, non al fatto che effettivamente lui si vestisse sempre da donna, ma lo facesse più per cercare di ingraziarsi, no? Per far credere di essere gay,
perché il gay magari è più amichevole, cioè nell'accezione, poi ragazzi, provate a pensare anche quando effettivamente è ambientata poi tutta la vicenda degli omicidi negli anni 70, cioè la rappresentazione classica del gay di quegli anni, ahimè, è quella, no, di quello che si veste col bodipiume, che è tremenda, però tant'è, era così, per cui era il gay che ti fa simpatia, l'amico delle donne con cui vai a fare shopping. Vabbè, cioè, da un certo punto di vista ci può stare perché dici Creed ha fatto questo per, appunto, cioè ha giocato con questa rappresentazione per rendersi più simpatico e per riuscire poi a catturare le sue vittime. Io non ci vedo niente di così, al di là del transfobico, che secondo me è un'altra roba, la transfobia, ma va bene, poi la gente secondo me si mette in bocca delle parole che non sa neanche che roba sono. Però al di là di questo, io non noto, cioè la Rowling rimane una cretina, io questa cosa continuo a sostenerla, anche perché dopo si è attaccata a delle questioni, vabbè, di abusi, mica abusi, di donne che ci lasciano perdere, per cercare di dire, no, ma io non sono una persona cattiva, no, sei deficiente, non sei cattiva, per carità di Dio, e niente, ecco. La questione personale. Sai che tutti vogliamo arrivare a quella, tutti vogliamo parlare della questione Cormoran e Robin, che questi due, cioè allora, dunque, la mia opinione è che la Rowling qui abbia chiuso tutte quante le storie che c'erano in mezzo, cioè la questione Charlotte per quanto riguarda Cormoran, no? Perché Charlotte era tornata alla carica nel romanzo prima, che era pregna dei due gemelli ed era tornata super alla carica. Qui torna alla carica ancora di più, ma il fatto che alla fine lui le dia proprio uno stop e dice: guarda, io adesso cambio numero, cambio tutto, cambio vita, ciao Dio, secondo me ha dato proprio uno stop a quella relazione lì. Cioè, lui fa tutto quel pensiero del tipo: io lo so che lei è stata importante e purtroppo cioè, è difficile staccarsi da una persona del genere, però se non sono io per primo a dargli un taglio, cioè, di qui non ne usciamo. E per cui mi è piaciuto molto il fatto che la Rowling abbia chiuso questa faccenda. Più o meno definitivamente, secondo me. E come ha chiuso definitivamente a questo punto la questione Matthew? Nel libro precedente, vabbè, io me lo immaginavo, che scoprisse la questione delle corna con quella stronza di Sarah Shadlock, e che, dai, abbiamo tutti gioito, cioè al momento in cui lei trova l'orecchino abbiamo detto sì, dai che si lasciano! Perché alla fine aspettavamo solo quello, dal romanzo 1, io aspettavo che si lasciassero, invece questi due cretini sono anche sposati, vabbè, e anche se cioè, mi piace come abbia giustificato tutta questa questione del matrimonio, la Rowling. Cioè, è facile dire lascialo, è un deficiente, lascialo, è un cretino, ma mi piace come poi abbia approfondito comunque la psicologia di Robin. Come qui ha approfondito la questione che loro due continuano a pensare, quagliamo, quagliamo, come la scena, Madonna, quando sono in ufficio che stanno bevendo, dopo che lui le ha mollato la gomitata per sbaglio e sono lì che pensano in ufficio, a qualche metro di distanza ci sarebbe una camera da letto, sì, appunto, ragazzi, andiamo, approfittiamone, e invece non succede niente. Ma il fatto che questi due comunque continuano a pensare a questa questione, cioè fa ben sperare, secondo me, il prossimo romanzo, che secondo me, se non quagliano nel prossimo, cioè io la querelo questa stronza, è impossibile. Cioè, qui ha dato proprio l'idea del tipo, chiudo tutte le faccende personali che erano aperte, perché non gli avrebbe mai fatto far niente finché Robin era impegnata con Matthew e questo qua c'aveva ancora in mente Charlotte, perché poi sarebbe stato, come dire, un ripiego. L'unica cosa che mi ha un po' fatto venire il dubbio, ma non, cioè, non voglio credere che si giochi di nuovo questa carta, è che adesso sapete che è andato via Morris, che è veramente una testa, cioè io non vedevo l'ora che Robin dicesse a Cormoran che questo gli aveva mandato la foto del suo uccello. Non vedevo l'ora, ho detto adesso Cormoran gli molla un cazzotto che lo ribalta, ma l'ha fatto Robin, grandissima, grandissima, e ci stava, perché a me questo qui veramente, cioè, rappresenta tutto il peggio e il marcio che ci può essere all'interno di un essere pieno dotato. Con queste battute del cazzo che io avrei sputato in un occhio quando le faceva, e adesso hanno assunto una collega donna, cioè non voglio credere che Cormoran, come dire, inizi una sottospecie di relazione con questa che inizia a battere i pezzi a Cormoran, perché cioè, sarebbe un po' una ripetizione, dai, non voglio credere a questa cosa. Cioè voglio credere che ormai la strada per Robin e Cormoran sia praticamente spianata, che sia un attimino soltanto da capire che questi due, insomma, nonostante lavorino insieme, nonostante siano migliori amici, gliel'ha detto anche a lui e a lei, caruccio. E soprattutto la scena finale. No, vabbè, chiudiamo quell'altro. Cioè, voglio credere che ormai nel prossimo libro ci sarà qualcosa che li porterà molto vicini e che
che quaglieranno. Mi spoilererò questa cosa quando uscirà il libro in inglese e chiaramente io aspetterò a leggerlo in italiano. Assolutamente sì, anche se non leggerò il libro in inglese, ma magari aspetto che sia in italiano, non me ne frega niente, io mi spoilererò il fatto se questi limonano, trombano, fanno quello che devono fare, quagliano, pannocchiano, basta che facciano qualcosa, perché io onestamente 6 libri, basta! Cioè, il sesto libro direi che 6 è il numero perfetto, Rowling, cioè, se, ripigliati e fagli far roba. E la scena finale io l'ho adorata, gli ho fatto la sorpresa, a parte che la scena quando litigano sono meravigliosi, tinti i tuoi cazzo di fiori, quando lei si incavola come una bestia che lui va a casa sua alla cena, ubriaco marcio, e dopo litigano in strada, e la incavolata nera gliene dice tutte quelle che si era tenuta per 500 pagine di libro, fantastica roba, insomma, cioè loro due sono già coppia sposata praticamente, per cui io attendo soltanto che concludano questa faccenda. E lì sarà appesa, secondo me. Cioè, sarà appesa perché chiaramente Rowling, ti prego, sii buona a non fare vaccate, non me la rovinare questa coppia meravigliosa, please, 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 perché li amiamo veramente tantissimo. Quindi, ragazzuoli, in questa fase spoiler, fatemi sapere voi, mi raccomando, se scrivete gli spoiler, scrivete spoiler sotto e mettete un po' di che ne so, di spazi, così evitiamo che la gente poveretta si debba ciucciare degli spoiler tipo: oh, ma sai, alla fine l'assassina era. Non fatelo, please. E ditemi voi, fatemi sapere se vi è piaciuto, se c'è qualcosa che tra Cormoran e Robin non vi ha convinto, se non vi convincono come coppia, non possiamo essere amici. No, scherzo, possiamo essere amici, però io li voglio tantissimo insieme lo stesso. Noi ci vediamo molto presto e vi mando un abbraccio, buone letture. I link sono sempre quelli, sono sotto, esattamente come nella parte non spoiler. E parliamo di Cormoran e Robin. Grazie, grazie, che ci interessa soprattutto. E se vi è piaciuto poi la risoluzione del giallo, ecco, se voi pensavate che potesse essere qualcun altro il colpevole. A presto.